I drammatici eventi degli attacchi dell'ISIS al sito archeologico di Palmira o la distruzione degli stessi di Mosul o l'attentato al Bardo ci hanno fatto comprendere quanto i musei siano oggi importanti nel contemporaneo per la difesa delle identità. Ed è per questo che, avvicinandosi ad un mondo che non è solo in pericolo, per quello che riguarda gli attentati, ma è anche in pericolo per il Covid ed è anche un mondo oramai globalizzato, dobbiamo attrezzarci per creare dei musei del futuro. E questi musei del futuro, badate bene, sono musei che si devono incontrare non più con gli eredi del Grand Tour, ma con un mondo globalizzato in cui esiste un nuovo impero culturale, come lo fu anche nel mondo antico, che è l'impero cinese e tutto l'Oriente. E allora, se noi vogliamo in qualche modo essere competitivi, se vogliamo essere al passo, dobbiamo immaginarci di essere come qualche anno fa la sonda Voyager, quando mandata sullo spazio era attrezzata con dei sistemi di comunicazione che descrivevano succintamente, ma in forma molto incisiva, la civiltà umana e il sistema solare. I musei devono essere, cioè, intellegibili a tutte le culture e non più schiacciati sul sistema occidentale. I musei non possono più avere carte del Mediterraneo, ma devono avere carte mondiali e devono avere un approccio multiculturale. Ecco perché i musei del futuro dovranno essere accessibili economicamente, ecco perché dovranno avere dei significati molto ben comprensibili, ecco perché dovranno essere pronti per tutti i sistemi di disabilità e soprattutto per far ascoltare anche le voci dei vinti, di tutte quelle civiltà che magari nel tempo furono soppresse dai grandi imperi, a partire dall'impero romano. E il museo dovrà essere presentato con una serie di linguaggi accattivanti, immediatamente percepibili e virali, di una diffusione virale, e che si possano dotare appunto del sistema della fumettistica, del sistema dei cartoon, oppure, come di recente abbiamo fatto al MAN, con i videogame e quindi una diffusione virale tramite il videogame Father and Son in tutto il mondo con oltre 5 milioni di download. Anche le ricerche scientifiche dovranno essere immediatamente fruibili e disponibili per il pubblico in un sistema accattivante. Noi stiamo lavorando, per esempio, sulla ricostruzione dei colori delle statue e queste potranno essere finalmente riviste nella piena policromia semplicemente passando un telefono vicino all'originale. E così gli open data del museo, le moltissime fotografie, le moltissime schede, i moltissimi filmati d'archivio dovranno essere disponibili per tutti coloro che amano la cultura. Per far ciò, ovviamente, occorrono nuove professioni che si affianchino a quelle tradizionali e quindi abbiamo bisogno di sociologi, di psicologi, di antropologi, di esperti di gamification, di comunicazione, di mediatori culturali. Ma tutto questo è importante perché con queste professionalità il museo deve, uno, varcare la propria soglia, andare fuori del museo e aiutare per esempio i giovani in difficoltà, le associazioni e le cooperative che lavorano nel sistema dei beni culturali, deve fare azioni sociali, noi ne facciamo molte con i quartieri di Forcella e con i quartieri ovviamente della sanità, attraverso per esempio tanti murales ispirati alle opere del museo. E occorre anche, come dire, instaurare una sorta di identità collettiva. Lo stesso gioco Father and Son è stato tradotto in napoletano. E altresì il museo deve imparare ad essere varcato, deve essere una grande piazza piena di servizi, a partire dal wifi, in cui ci si incontra e si confronta e si osserva l'antico disincantati, convinti che non è stata una età dell'oro e di sola bellezza, ma anche un mondo pieno di problemi e di grandi ingiustizie dalle quali dobbiamo affrancarci. Il museo è una infinita possibilità di non ripetere gli errori del passato.
e noi, per il futuro, dovremo stare molto attenti a non ripetervi e soprattutto a lavorare in maniera tale che questo incontro, che in questo momento è messo a repentaglio dal virus, gradualmente possa tornare ad essere verificato e contemplato.